Forse una coincidenza il nostro incontro, forse uno sgambetto del fato, o semplicemente il disegno di qualcuno partito da lontano. Era il 6 giugno 2013, quando il liceo mi portò a vedere Medea, e tra tante persone fissai su una prof, che mi portò con il pensiero a circa 10 anni prima, quando la incontravo con la figlia sul lungomare di Montalto. Iniziò così la mia ricerca senza neanche sapere il suo nome, iniziò così la nostra vita insieme. Avessi un'altra vita, un'altra esistenza, verrei a cercare te, perché non ne ho mai abbastanza. Per sentirmi un po' al sicuro, con questo cuore in rivolta, ti guarderei ogni giorno ancora, come fosse la prima volta. Forse crederei di meno a parole e promesse, arriverei puntuale al treno per le occasioni perse. Ma se dovessi nascere ancora milioni di volte, io sceglierei te, io sceglierei te, che hai dato un nome, un volto, questa voglia inspiegabile di dirti che tu sei indispensabile. Insieme siamo rami della stessa quercia, non conosco niente al mondo meglio delle tue braccia. In fondo stanchi ma mai soli in questo viaggio, la meta è più vicina per noi che abbiamo coraggio. Ma se dovessi nascere ancora milioni di volte, io sceglierei te, io sceglierei te, che hai dato un nome, un volto e un senso a questa voglia inspiegabile. Io sceglierei te. Sì, lo voglio. Sì, lo voglio. Che credi ancora in questi occhi e in questa voglia inspiegabile. Credere all'amore finché il sole si accende, perché sei l'unica voce a cui il mio cuore risponde. E che prima di essere schiuma saremo indomabili onde, perché tutto ritorna com'era se nessuno si arrende. Io sceglierei te, io sceglierei. Dolcissima e gloriosissima madre di Dio e nonna, noi carabinieri d'Italia, a te le diamo reverenza e pensiero. Così strane a volte sembra quasi spiegabile scoprire che tu sei indispensabile.